Sin da bambina proprio sono stata affascinata verso l'universo, talmente che a 8 anni avevo letto che la NASA faceva un summer camp per bambini, appunto. Mi armai di penna e foglio e scrissi alla NASA e loro, al posto di ignorarmi, mi risposero, mi dissero: guarda, purtroppo non si può, però studia e un giorno arriverai qua. E quindi così ho fatto, non mi sono persa d'animo. Il sogno di Gioia Rau si è realizzato nel 2017, quando ha varcato per la prima volta le porte del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. Da allora studia con l'ausilio dei telescopi più potenti del mondo la polvere di stelle e i pianeti di altri sistemi solari, alla ricerca dell'origine della vita e di altre vite. Io mi occupo di molteplici aspetti della ricerca astrofisica su diversi argomenti, appunto. Uno di questi sono gli esopianeti, quindi pianeti extrasolari, ovvero al di fuori del nostro stesso sistema solare, per definizione. Mi occupo anche di stelle volute, che sono stelle molto grandi in termini di raggio, che stanno per morire. E quindi espellono attraverso i vetri stellari tutti i gas e molecole che loro formano nelle loro atmosfere nel mezzo interstellare. In questo modo vanno poi a formare nuove generazioni di stelle e di pianeti, quindi servono un po' al riciclo cosmico della materia. Siamo nella sala di comando e controllo di Hubble, il telescopio che ha fatto fare un enorme salto avanti nella comprensione dell'universo. Hubble quando è stato messo in orbita? Beh, negli anni 90, Ah, nel 1991, non erro. funziona ancora. Funziona ancora. Qui vediamo come appunto Hubble ruota sempre attorno alla Terra. Ha dei pannelli solari che servono per diciamo, ricaricarlo. Non ci vuole tantissima energia. Più o meno l'energia che serve per un phon. Dal 25 dicembre del 2021 Hubble non è più solo. Messo in orbita Webb, un telescopio ad infrarossi molto più potente. Lo specchio ha una dimensione di 6,5 metri ed è composto da 18 rombi identici. La NASA ha diversi telescopi che sta usando per cercare gli esopianeti e quello che abbiamo fatto finora è individuare quali sono questi esopianeti. Ne abbiamo individuati più di 5.000 confermati. Tutti sono più o meno a decine, se non centinaia di anni luce di distanza. I più vicini sono a qualche decina di anni luce. Una delle domande che tutti ci poniamo: esistono altre forme di vita al di fuori della Terra, in questi esopianeti che lei sta studiando? James Webb Space Telescope ha la capacità di guardare nelle loro atmosfere e quindi vedere attraverso il metodo della spettroscopia quali di questi pianeti possono avere, per esempio, l'acqua o altre molecole che poi possono dare origine alla vita. Il problema principale di metterci poi in comunicazione con qualche forma esistente, se dovesse esistere, è proprio la velocità della luce, nel senso che magari queste forme sono così distanti da noi che quando loro mandano un segnale noi ci saremo già estinti o viceversa. So we have it set up where we have an automated command engine that's running. For us, a good percentage of the day. Lei in And Italia verrebbe definita un cervello in fuga. Si sente un cervello in fuga? io penso che l'Italia debba un attimo cambiare prospettiva e guardare, per esempio, ad altre potenze di ricerca europee e a quello che stanno facendo loro. La Francia, la Germania hanno un modo di attrarre talenti dall'estero. Things have evolved a lot in detectors since then. This was a single line of pixels. Per Ken Carpenter, Hubble è quasi un That was it. figlio. Lo scienziato ha seguito la lunga vita del telescopio fin dalla messa in orbita. Here, the bottom
Ci mostra le parti che è stato necessario sostituire e gli utensili creati per rendere più agevole il compito dei meccanici dello spazio. Una delle foto più affascinanti che il telescopio ha regalato all'umanità è questa. È stata ribattezzata I pilastri della creazione. Questa è una densa nuvola di gas e polvere che, unendosi, formano nuovi sistemi stellari. Altre osservazioni con Hubble e altri telescopi hanno dimostrato che ogni stella ha almeno un pianeta. È in aree come questa che nascono le stelle. È un vivaio di stelle. Gioia Rao ci porta in una delle strutture più avanzate del Goddard, la Clean Room, letteralmente stanza pulita. È la più grande esistente al mondo. Un sistema di filtri mantiene lontani virus e polveri. Dentro la Clean Room, come in un film di fantascienza, tecnici altamente specializzati in tuta bianca sono al lavoro per costruire l'ultimo gioiello della NASA, il telescopio Roman, il successore di Hubble e Webb. Se tutto andrà secondo i piani, verrà messo in orbita nel 2027 e consentirà di guardare una superficie della volta celeste 100 volte più grande del suo precursore Hubble. Sarà uno strumento ancor più potente per studiare la formazione e l'evoluzione delle stelle. Studiare in qualche modo queste stelle evolute, si studia anche l'origine della vita. Carl Sagan, no? Un grande astrofisico, diceva "We are all stardust", siamo tutti polveri di stelle, che poi alla fine è vero.